amici sportivi, buon pomeriggio, un cordiale saluto da Luca Di Noto dallo stadio Nino Vaccara, dove quest'oggi si gioca la sfida valevole per la 13ª giornata del campionato di eccellenza Girone A tra Mazara e Sciacca. Andiamo subito a leggere le formazioni che tra qualche minuto scenderanno in campo. Lo Sciacca, partiamo dagli ospiti, che scende in campo con Pizzolato, Coco, Loddo, King, Cinque Mani, Ciancimino, Biondo, Licata, Sant'Angelo, Bellanca e Mangiarracina. A disposizione in panchina con mister Totò Brucculeri troviamo Billera, Libassi, Miccolis, Pecorino, Spina, Giglio, Mamone e Baldassano. Inizia adesso il match, mentre andiamo a leggere anche la formazione ufficiale del Mazara, che scende in campo con Thomas, Loporto, Saia, Federico, Longo, Pirrello, Camarà, Cesar, Fernandez, Castro, Elamraui e Gomez. A disposizione del mister Dino Marino, Dominguez, Touré, Semeraro, Amato, Cardoso, De Martino, Pace e Gancitano. Dirige l'incontro la signora Giorgia Arcoleo della sezione di Palermo. Anche gli assistenti sono di Palermo, si tratta di Alessandro Cottone come primo assistente e Marcello Francesco Termini come secondo assistente. C'è subito una rimessa laterale per lo Sciacca. Il nuovo arrivato lo porto ad allontanare il pallone, ma lo Sciacca rientra in possesso del pallone. Poi lo porto serve Lamraui, che indietreggia per Federico. Federico prova uno slalom, poi allarga sulla destra per Fernandez Castro, che prova a mettere in mezzo, palla troppo bassa, facile preda di Pizzolato che blocca con i guantoni. Pizzolato, che è uno degli ex che oggi scende in campo con la maglia nero-verde, è stato protagonista l'anno scorso qui a Mazara con 3 rigori parati, addirittura 2 dei quali nei derby con la Mazzarese. Gli altri ex in maglia nero-verde sono Ciancimino e Licata, che qualche stagione fa hanno indossato la maglia giallo-blu. Adesso è Pizzolato che prova a studiare il piazzamento dei compagni e poi rinvia lungo a cercare sulla sinistra Bellanca, anticipato però da Loporto, che con un colpo di testa serve Fernandez Castro. Poi è Federico ad allontanare il pallone, che diventa però facile preda del numero 6 Ciancimino, che serve nuovamente all'indietro l'estremo difensore Giorgio Pizzolato. Rinvio sulla destra questa volta, dove c'è Saia che cerca di anticipare il coetaneo Mangiaracina, entrambi classe 2004. Saia riesce nel suo intento, poi lascia lì il pallone per Cesar. Cesar sulla destra per Loporto. Loporto, che è uno dei volti nuovi del Mazara, è arrivato questa settimana dalla San Cataldese. L'altro è Gabriele Vito Amato, che è invece in panchina a disposizione di mister Marino. Adesso c'è un'iniziativa dello Sciacca sulla sinistra, con nuovamente Loporto che anticipa il numero 10 Bellanca, rifugiandosi in corner. Dunque primo calcio d'angolo della partita, quando sono passati poco più di 2 minuti di gioco. C'è lo stesso Bellanca sul punto di battuta, adesso si avvicina a lui anche Rosario Licata. Vedremo quale sarà la soluzione adottata dalla squadra nero-verde. Si affrontano due squadre comunque in salute, entrambe a quota 22 punti. È un vero e proprio spareggio per chi vuole continuare a volare alto, con lo Sciacca che adesso prova a riproporsi in avanti con questo calcio d'angolo. Ma riparte il Mazara sulla sinistra con Saia, l'iniziativa del numero 3 del Mazara, che salta un avversario, poi allarga sulla destra all'indirizzo di Elamraui, che non riesce ad anticipare l'avversario, bravo a rifugiarsi in fallo laterale. Dicevamo 22 punti per entrambe le squadre, frutto di 6 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte per il Mazara, 7 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte invece per lo Sciacca, che però arriva a questo appuntamento da 2 successi consecutivi, l'ultimo dei quali la scorsa settimana, il pesante 4-0 ai danni della Mazzarese. Adesso un campanile alzato dalla difesa nero-verde. Federico prova a servire Fernandez Castro, prende una botta il suo avversario che resta a terra, poi lo stesso Federico non riesce nel servizio per Elamraui, mentre lo stesso capitano del Mazara invita il compagno a fermare il gioco, perché il numero 7 dello Sciacca, Francesco Biondo, è rimasto a terra. Dunque anche l'arbitro si è accorto, la signora Giorgia Arcoleo si è accorto del numero 7 Francesco Biondo rimasto a terra, ha invitato le due squadre a fermare momentaneamente il gioco. Vediamo che adesso fortunatamente il giocatore in maglia nero-verde si rialza senza conseguenze, mentre sarà fallo laterale per il Mazara, che presumibilmente restituirà palla allo Sciacca. E così infatti Federico lancia il pallone all'indirizzo di Pizzolato, che blocca agevolmente e potrà far ripartire l'azione dei suoi. Pizzolato va al rinvio lungo all'indirizzo del numero 11 Mangiaracina, che è bravo a mettere giù il pallone e poi prova a superare con un sombrero Saia, che poi finisce a terra. Commette fallo il numero 11 nero-verde Mangiaracina sullo stesso Saia. Calcio di punizione per il Mazara. Diciamo, se lo Sciacca è reduce da 2 successi consecutivi, il Mazara arriva a questo appuntamento da 2 risultati utili consecutivi. 2 settimane fa la vittoria a Carini in casa del Resuttana San Lorenzo, mentre la settimana scorsa qui al Nino Vaccara il pareggio proprio agli sgoccioli
trovato dalla Leonfortese, è finita 1-1 la partita con il Mazara che era passato in vantaggio nel primo tempo con Ventrone, al 96esimo la doccia gelata per i gialloblu con la rete di Elton Meta che ha regalato il pareggio alla Leonfortese. Si combatte a centrocampo con Federico che commette fallo, anzi no, subisce fallo a giudizio del direttore di gara dal numero 4, dall'altro numero 4, quello in maglia nero-verde, Charles King, dunque calcio di punizione per il Mazara, mentre lo stesso King era rimasto a terra. Calcio di punizione già battuto da Cesar. Gara sentita questa tra Mazara e Sciacca, il cosiddetto derby del pesce, sono tanti i precedenti tra le due squadre, anche in Serie D, non solo in eccellenza. Tanto che qui a Mazara oggi è arrivata anche una folta rappresentanza della tifoseria saccense. Intanto calcio di punizione già battuto al Mazara con Fernandez Castro che ha provato a imbeccare Camarà, l'anticipo della difesa nero-verde, poi lo stesso Fernandez Castro allarga sulla destra per El Amraoui che scappa, entra in area, prova a mettere in mezzo all'indirizzo di Gomez che di testa porta in vantaggio il Mazara. Il Mazara ha segnato al sesto minuto a realizzare il gol del vantaggio giallo-blu, Fidelino con Lupadì, Gomez che dopo l'iniziativa di El Amraoui con un colpo di testa ha battuto Giorgio Pizzolato. Dunque quando siamo al sesto minuto, Mazara in vantaggio, Mazara 1, Sciacca 0. Questa dei gialloblu oggi in maglia arancione con El Amraoui che è scappato sulla destra, ha messo in mezzo un cioccolatino per Gomez che ha dovuto soltanto spingere in rete con un colpo di testa. Bravo Gomez a saltare più in alto degli avversari e a battere Giorgio Pizzolato per la rete che vale l'1-0. Dunque gara che si accende subito, questa del Nino Vaccara col Mazara che trova il gol del vantaggio. Adesso i gialloblu provano ad accelerare con Fernandez Castro ma arriva l'anticipo della difesa neroverde che prova subito a reagire con questa iniziativa. Non si intendono i due compagni con il numero 17 che non può arrivare sul pallone, si trattava di Vincenzo Coco. Fallo laterale per il Mazara. Batte Loporto all'indirizzo di Gomez, palla per Federico che in sforbiciata allontana il pallone all'indirizzo di El Amraoui, poi è bravo il numero 6 Ciancimino a controllare ma la palla oltrepassa la linea laterale, sarà comunque rimessa con le mani per i neroverdi che hanno già battuto. Licata all'indietro, prova a impostare da dietro la squadra di mister Brucculeri, anche lui un ex. Non riesce nel controllo Bellanca, palla che oltrepassa la linea laterale nei pressi della panchina del Mazara. Dunque fallo laterale per Loporto che batte lungo all'indirizzo di Gomez. Arriva l'anticipo di testa di Biondo, palla che oltrepassa nuovamente la linea laterale. Rimessa con le mani per il Mazara che in questo frangente sta provando a guadagnare metri e a incrementare il vantaggio. Dunque gara che si è accesa subito nelle battute iniziali, dopo una piccolissima a questo punto fase di studio tra le due squadre, è arrivata l'iniziativa di El Amraoui pochi minuti fa con il numero 10 capitano del Mazara che con il destro ha messo in mezzo il pallone e Gomez è stato bravo a spingerla di testa in rete. Sciacca che prova a reagire impostando da dietro con Ciancimino, l'inseguimento di El Amraoui che però commette fallo sul numero 6 neroverde, calcio di punizione per la squadra ospite. Calcio di punizione già battuto, 5 mani. Prova a studiare il piazzamento dei compagni, il numero 18 dello Sciacca, lancio lungo per Bellanca che era comunque in posizione irregolare, c'era arrivato con i guantoni Franco Thomas che aveva bloccato il pallone, si riprenderà comunque con un calcio di punizione in favore del Mazara per questa posizione di offside da parte del 10 neroverde. Thomas batte corto per Longo e ritrova la maglia da titolare dopo l'esclusione della scorsa settimana. In panchina questa volta finisce Nicola Semeraro, Longo ritrova invece la maglia da titolare. Fallo laterale per il Mazara, ancora una volta lo porto a battere, molto propositivo il numero 2 del Mazara in queste battute iniziali. Dicevamo pochi minuti fa che è uno dei nuovi arrivi in casa gialloblu.
mentre il Mazzara prova a riproporsi in avanti con Camara, che serve Gomez, prova nuovamente a servire il numero 7, il gigante del Mazzara, ma lo Sciacca riconquista il possesso del pallone, prova a orchestrare con King, adesso Licata. La sciabolata di Licata sulla sinistra all'indirizzo di Bellanca, che può arrivare sul pallone, tutto solo Bellanca che entra in area di rigore, poi serve dietro il numero 7 biondo che prova il sinistro, palla che si spegne sul fondo, ma è la prima iniziativa della squadra neroverde quando siamo al decimo minuto. Dunque Sciacca che prova a rispondere con questa iniziativa tutta sulla sinistra, Bellanca per Biondo che ha provato il sinistro impreciso che si è spento al lato della porta, difesa da Thomas, longo per Pirrello sulla sinistra per Saia. Poi Saia finisce a terra, messo giù da Mangiarracina, calcio di punizione per il Mazzara. Si stringono la mano i due, grande fair play in questo momento in campo. Sul punto di battuta c'è Samuele Pirrello, che va alla battuta lunga a cercare come di consueto i centimetri di Gomez, che non riesce però a tenere il pallone in campo, palla che si spegne direttamente al di là della linea laterale, sotto lo spicchio di stadio occupato dalla tifoseria ospite. Dunque fallo laterale per i neroverdi. Già battuta la rimessa laterale con lo Sciacca che prova a riproporsi con King, la lascia lì per il compagno di squadra, poi arriva però l'intervento irregolare a giudizio dell'arbitro, dunque che sarà calcio di punizione in favore dello Sciacca. Chiede la distanza il calciatore dello Sciacca, c'è Lamraoui, l'unico uomo in barriera per i gialloblu. Alla fine opta per una soluzione per indietreggiare e far ripartire la manovra da dietro, cinque mani per Ciancimino. Il sinistro di Ciancimino viene rimpallato dall'arbitro che ferma il gioco, anche se il pallone era nuovamente nella disponibilità dei neroverdi. Dunque l'arbitro scodellerà il pallone, anzi la signora arbitro Giorgia Arcoleo scodellerà il pallone per restituirlo alla squadra ospite. Ciancimino allarga sulla destra, poi c'è Coco. Sciacca che prova nuovamente a costruire da dietro, nuovamente con Ciancimino, cinque mani. Arriva il pressing di Gomez mentre cinque mani prova a servire in avanti Sant'Angelo, che non riesce a girarsi perché su di lui arriva la chiusura da parte di Samuele Pirrello, poi abile a procurarsi anche un fallo. Dunque calcio di punizione per il Mazzara. Dicevamo Mazzara con l'inconsueta tenuta arancione, pantaloncini blu, mentre lo Sciacca è in campo con la classica divisa nero-verde, colori sociali proprio della squadra saccenza. Un lancio in avanti da parte della squadra ospite, poi longo di testa serve all'indietro Thomas, che può agevolmente controllare il pallone e prenderlo con le mani e servire nuovamente longo per far ripartire la manovra dei canarini. Longo sulla destra per Fernandez Castro. Il sinistro di Fernandez Castro che prova a lanciare in velocità Gomez, arriva all'anticipo della difesa neroverde, poi Lamraoui controlla sull'out di destra conquistando anche un fallo laterale. È stato infatti il giocatore in maglia neroverde l'ultimo a toccare nel contrasto con il capitano del Mazzara. Nuovamente Giuliano Loporto sul punto di battuta, classe 2003 dicevamo, proveniente dalla San Cataldese in Serie D, per lui anche esperienze con l'Arezzo in passato. Mentre il Mazzara prova a riproporsi in avanti, ma arriva la chiusura della difesa saccenza e poi il rinvio da parte di Pizzolato a cercare Bellanca, che riesce a mettere giù un pallone non facilissimo da controllare, la lascia lì per King all'altezza della linea del centrocampo, poi arriva l'intervento di Licata, il lancio in avanti all'indirizzo di Coco che arriva sul pallone, c'è Loporto su di lui, Coco prova a girarsi, a superare l'avversario. È bravo Loporto a non farlo passare. Coco ricomincia da Bellanca all'indietro, ma c'è l'intervento di Lamraoui che riconquista il pallone per il Mazzara, poi lo stesso Lamraoui prova a cercare soluzioni dall'interno della propria area di rigore, la lascia lì per Loporto. Mazzara esce da una difficile situazione difensiva mentre prova a riproporsi in avanti, Gomez riconquista il pallone su Ciancimino che poi glielo strappa via. L'intervento del giocatore
Nero Verde, no, l'intervento del giocatore del Mazzara è giudicato falloso dalla signora Giorgia Arcoleo, dunque sarà calcio di punizione in favore della squadra ospite. Era sembrato un normale contrasto di gioco, l'arbitro ha deciso invece diversamente, dunque calcio di punizione già abbattuto dalla squadra di mister Brucculeri con Ciancimino in possesso di palla. Prova a riproporsi in avanti lo Sciacca, ma non si intendono. Bellanca e il numero 17 Vincenzo Coco. Mazzara che può dunque usufruire di una nuova rimessa laterale, questa volta in zona difensiva. Longo lascia l'incarico al nuovo arrivato Giuliano Loporto, mentre c'è qualche protesta da parte dei giocatori neroverdi per la perdita di tempo in occasione di questa rimessa laterale. Loporto studia il piazzamento dei compagni, va alla battuta lunga a cercare Fernandez Castro che non arriva sul pallone, l'intervento con il braccio alto da parte del numero 7 Francesco Biondo sarà calcio di punizione per il Mazzara che guadagna qualche metro e prova a riproporsi in avanti. C'è Lambraui sul punto di battuta di questo calcio da fermo, c'è anche Federico che adesso si avvicina al pallone, vedremo per quale soluzione opteranno i due. Adesso Federico si allontana mentre si avvicina al capitano, il numero 5 Lorenzo Longo, prova a chiarirsi con il compagno. Andrà Lambraui alla battuta, probabilmente scodellerà il pallone in mezzo a cercare come di consueto i centimetri di Gomez. C'è anche Longo in zona offensiva, difesa alta quella dello Sciacca a cercare il fuorigioco, palla messa in mezzo, la difesa dello Sciacca allontana, Bellanca mette giù il pallone e lo lascia lì per Coco che può ripartire in velocità, arriva l'intervento di Fernandez Castro che in concerto con Loporto riconquista il pallone per il Mazzara, poi Lambraui prova a superare l'avversario, viene messo giù sull'out di destra dallo stesso numero 7 Francesco Biondo, calcio di punizione per il Mazzara. Erano stati bravi Fernandez Castro e Giuliano Loporto a riconquistare il pallone per il Mazzara mentre lo Sciacca poteva riproporsi in contropiede. Poi Lambraui è stato messo giù proprio da Biondo guadagnando un calcio di punizione qui sull'out di destra. Stavolta c'è anche Camarà sul punto di battuta. Due mancini mentre l'arbitro, la signora Giorgia Arcoleo, fa indietreggiare il punto di battuta di questo calcio da fermo, adesso fa rispettare la distanza chiedendo alla barriera di arretrare di qualche centimetro. Come dicevamo ci sono due mancini sul pallone, uno è il capitano Samuel Amraoui, l'altro è il vice capitano Idrissa Camara che adesso resta l'unico sul pallone perché Amraoui nel frattempo si è allontanato, si stacca anche Charles King dalla barriera, Camara prova a mettere in mezzo, arriva l'intervento di Pirrello che non riesce a deviare verso la porta difesa da Pizzolato che prontamente rinvia e prova a rilanciare l'azione dello Sciacca, il rinvio è lunghissimo, c'è cioè Bellanca ma Loporto anticipa il giocatore nero-verde, serve Camara. Dunque altra occasione per il Mazzara quando sul nostro cronometro siamo al 18° minuto con questa palla messa in mezzo da Camara, non è arrivato a deviare Pirrello mentre il Mazzara si ripropone in avanti sulla sinistra con Fernandez Castro che prova a saltare il diretto avversario, resiste e lo salta Fernandez Castro, poi la difesa dello Sciacca è costretta a rifugiarsi in fallo laterale mentre un giocatore nero-verde è rimasto a terra, dovrebbe trattarsi del numero 18 Michele Cinquemani, ora vedremo se riuscirà a rialzarsi, fortunatamente si rialza senza conseguenze, dunque si potrà riprendere a giocare con questa rimessa laterale in zona offensiva sull'out di sinistra per il Mazzara. Già battuta la rimessa laterale con Lambraui che prova a difendere il pallone che ha oltrepassato la linea, l'ultimo tocco è proprio del capitano del Mazzara, dunque nulla di fatto in occasione di questa rimessa con le mani che sostanzialmente cambia padrone perché adesso saranno i neroverdi a usufruire della rimessa laterale. Intervento di testa di Cesar ad allontanare il pallone, poi Fernandez Castro è abile a far calambolare il pallone sul giocatore avversario, dunque nuova rimessa con le mani per il Mazzara. Partita che ha vissuto di poche fiammate finora con il gol del Mazzara arrivato dopo 6 minuti con Gomez, mentre il Mazzara prova a riproporsi in avanti, Camara è abile a superare due avversari, poi si ostacola con
Cesar si ostacola i due compagni di squadra con Camara che non riesce ad andare alla conclusione, mentre lo Sciacca prova a ripartire con King che adesso viene rimontato da Cesar ed è costretto a ripartire da dietro. Il lancio in avanti per Bellanca in posizione regolare, anzi no, perché c'era la bandierina alta del secondo assistente dell'arbitro, era stato bravo comunque Thomas a farsi trovare pronto e a non farsi superare, a bloccare anzi la palla con i suoi guantoni, però era tutto fermo per la bandierina che si era alzata da parte del secondo assistente Marcello Francesco Termini. Dunque calcio di punizione per il Mazzara. Dicevamo che dopo il vantaggio del Mazzara lo Sciacca ha provato a farsi vedere con il sinistro di Biondo terminato a lato. L'occasione più ghiotta però l'ha avuta ancora una volta il Mazzara con la punizione di Camara che Pirrello sotto porta non è riuscito a deviare. Mazzara ancora propositivo in questa occasione con El Amraoui che si accentra, prova il sinistro, la mira è sbagliata, la palla finisce alta sopra la porta difesa da Giorgio Pizzolato, dunque lo Sciacca potrà riprendere con una rimessa dal fondo. Dicevamo Mazzara sicuramente più vivace in questi primi 20 minuti di gioco, i canarini l'hanno sbloccata praticamente subito con quell'iniziativa di El Amraoui che Gomez è stato abile a mettere in rete dopo la palla messa in mezzo dal capitano del Mazzara. Dopodiché è successo ben poco qui al Nino Vaccara, mentre lo Sciacca prova a riproporsi in avanti ma arriva l'intervento in anticipo da parte di Longo che poi allarga sulla destra per Camara, palla imprecisa però per il numero 7 del Mazzara, la riconquista il 7 dello Sciacca, poi King per il numero 8 Licata. Biondo, ancora l'intervento a strappargli il pallone da parte di Camara, e l'Amraoui lancia lo stesso Camara in avanti sulla destra, si propone anche Gomez, Camara si accentra, prova a saltare due uomini, ci riesce, prova il sinistro, la blocca a terra Pizzolato. Ma possiamo registrare sul nostro taccuino l'ennesima occasione per il Mazzara che in questi primi 21 minuti sta legittimando sicuramente il vantaggio trovato al sesto, mentre lo Sciacca prova a riproporsi in avanti ma l'ennesimo lancio lungo è facile preda della difesa gialloblu. Longo per Federico, Pirrello sulla sinistra per Sai, ancora Pirrello, mentre in agguato c'è anche Sant'Angelo. Pirrello poi col sinistro prova a lanciare Gomez che era in posizione irregolare, riconquista il pallone la difesa dello Sciacca. Ciancimino in avanti però all'indirizzo di Cesar che ha la maglia di un altro colore, poi El Amraoui prova ad allargare sulla destra per Camara e ci riesce, Camara punta l'uomo, si propone anche El Amraoui che non riceve però il pallone dal compagno. Cesar per Pirrello che però sbaglia il controllo, riconquista palla pericolosamente lo Sciacca, Pirrello rimonta però l'avversario, palla all'indietro per Thomas che può controllare e rilanciare l'azione dei gialloblu. Fernandez Castro riesce a tenere il pallone in campo, anzi no, a giudizio del secondo assistente dell'arbitro la palla ha oltrepassato la linea laterale, dunque sarà rimessa con le mani per lo Sciacca. Cinque mani, Ciancimino studia il piazzamento dei compagni, il sinistro di Ciancimino che prova ad allargare sulla destra, poi la palla viene lasciata lì per Loddo, Licata, Loddo, prova a riproporsi lo Sciacca mentre il Mazzara riconquista il pallone, l'intervento di Cesar ad allontanare la sfera, la palla però viene riconquistata nuovamente dalla difesa dello Sciacca che adesso sta schiacciando nella propria metà campo il Mazzara. Saia di testa anticipa, mangia racina, si rifugia in fallo laterale il classe 2004 del Mazzara, dunque rimessa con le mani in zona offensiva per la squadra di mister Brucculeri. Tutti i giocatori di movimento nella metà campo del Mazzara per i neroverdi, anche tutti i giocatori gialloblu sono nella propria metà campo. Adesso Coco prova ad allargare sulla destra per Mangiarracina, ancora una volta l'anticipo di Saia che di testa mette il pallone in fallo laterale. Prova a spingere la formazione ospite con il duo Mangiarracina e Loddo, palla messa in mezzo da quest'ultimo con l'intervento di Sant'Angelo che per poco non anticipa Thomas. L'arbitro ha visto l'ultimo tocco da parte del portiere gialloblu e dunque concede il corner, ci sembra di capire esattamente il corner alla squadra dello Sciacca. Non ha giudicato falloso l'intervento di Sant'Angelo su Thomas che non è riuscito in presa alta ad agguantare il pallone.
sono in due sul punto di battuta, si tratta di Bellanca che adesso lascia l'incarico a Licata, il sinistro di Licata che mette in mezzo, la palla attraversa tutta l'area di rigore e poi finisce oltre la linea laterale. L'ultimo tocco a giudizio del secondo assistente dell'arbitro è stato di un giocatore gialloblu, dunque nuova rimessa laterale per lo Sciacca con Mangiaracina in possesso del pallone, prova a superare due avversari, prova poi il sinistro, palla fuori misura, il suo sinistro è fuori misura, finisce alto sopra la porta difesa da Franco Thomas e dunque si riprenderà con una rimessa dal fondo. L'iniziativa del numero 11 Mangiaracina, che è anche il miglior marcatore dello Sciacca con 5 gol messi a segno fin qui, 5 come erano le marcature di Gomez prima di questa partita, che con il gol messo a segno quest'oggi è salito a quota 6, confermandosi ancora una volta il miglior cannoniere della squadra di Mister Marino. Tanto il Mazzara gestisce il pallone con la retroguardia, poi il rinvio da parte di Thomas. Gomez finisce a terra sull'intervento di Ciancimino, poi di testa Loporto anticipa lo stesso Ciancimino. L'intervento di quest'ultimo è falloso a giudizio della signora Giorgia Arcoleo. Calcio di punizione in favore del Mazzara. Longo sventaglia sulla sinistra per Fernandez Castro, la palla però è imprecisa ed è facile preda della retroguardia dello Sciacca con Mangiaracina che prova a riproporre in avanti la manovra dei neroverdi, poi Sant'Angelo non riesce a controllare il pallone, arriva l'intervento di Thomas che è quasi sulla linea rischiando qualcosa mentre Pirrello proteggeva l'uscita del proprio portiere, quasi sulla linea arriva l'intervento dell'estremo difensore, tutto regolare a giudizio della terna arbitrale, dunque Thomas potrà far riprendere la manovra dei gialloblu. Invio del portiere argentino all'indirizzo di Gomez, anticipato però da Ciancimino, poi Bellanca prova a superare Loporto, arriva però anche Federico a dargli una mano, gli sradica il pallone lo stesso Bellanca, poi El Amraoui riconquista il pallone per il Mazzara. Federico non riesce nel leziosismo, un leziosismo di troppo da parte del numero 4 con il colpo di tacco che non riesce, l'intervento di Pizzolato che allontana la minaccia per lo Sciacca, Loporto però è attento e allontana nuovamente il pallone, poi Gomez arretra addirittura dietro la linea del centrocampo per riprendere la sfera, El Amraoui supera King, poi prova ad allargare sulla sinistra per Pirrello a far ripartire la manovra del Mazzara da dietro, Saia sull'out di sinistra, ancora una volta per Pirrello con qualche rischio di troppo, Pirrello deve impegnarsi per non farsi anticipare da Sant'Angelo. Fernandez Castro prova a partire in velocità il numero 9 del Mazzara che non riesce nella combinazione con Cesar, dunque riparte lo Sciacca, ancora una volta però l'intervento di Fernandez Castro punito dall'arbitro che estrae il primo cartellino giallo di questa partita all'indirizzo del 9 gialloblu. Dunque primo ammonito della gara, si tratta del numero 9 del Mazzara, Fernandez Castro. Ha punito questo intervento giudicato irregolare la signora Giorgia Arcoleo. Una gara fin qui dobbiamo dire corretta, che non ha visto particolari tensioni sul rettangolo di gioco. Poche le emozioni anche registrate quando abbiamo oltrepassato da qualche secondo il 27esimo minuto. C'è la punizione per lo Sciacca già battuta sulla sinistra per Bellanca che mette giù il pallone. King anticipato da Federico, si è addormentato King in questa occasione, poi Gomez prova a superare nuovamente King che intanto era rientrato indietro, poi lo stesso Gomez protegge la sfera dall'intervento del numero 4 nero verde, finisce a terra Gomez, tutto regolare a giudizio del direttore di gara, riparte lo Sciacca con Licata che cerca Sant'Angelo anticipato da Longo, Camara mette giù il pallone, subisce fallo l'intervento di Bellanca che aveva provato lo sgambetto, era rimasto in piedi Camara ma l'arbitro era nei pressi del pallone e non gli è sfuggito quanto visto, insomma, concedendo un calcio di punizione in favore del Mazzara. Longo per Loporto, ancora Loporto all'indirizzo di Camara anticipato in questa occasione da King, poi Sant'Angelo prova a superare Longo che però di testa lo sovrasta e serve Federico, Camara supera l'uomo, l'intervento con un braccio largo da parte del numero 7 biondo, non se ne accorta la terna arbitrale che penso abbia concesso semplicemente un fallo laterale, vedremo adesso, intanto non arriva nessun provvedimento da parte dell'arbitro, il braccio ci è sembrato nettamente largo da parte del numero 7 dello Sciacca, Francesco Biondo, effettivamente la terna arbitrale ha concesso una semplice rimessa laterale al Mazzara.
C'è ancora Loporto sul punto di battuta di questa rimessa con le mani. Palla in avanti all'indirizzo di Gomez che la mette giù e la lascia lì per Elamrau. In posizione regolare il capitano del Mazzara che poi punta l'uomo. Prova a studiare il piazzamento dei compagni, a servire Camara che intanto era andata in sovrapposizione. L'intervento di Loporto in anticipo su Bellanca, poi si addormenta la difesa dello Sciacca. C'è cinque mani che però allontana il pericolo per i neroverdi. Commette fallo Saia su Mangiarracinan che nel frattempo era ripartito. Calcio di punizione in favore dello Sciacca nei pressi della linea di metà campo. Calcio di punizione già battuto. Sciacca che prova a riproporsi in avanti con questa iniziativa di Mangiarracina. Cesar su di lui recupera il pallone per il Mazzara, poi lo perde però sull'intervento di Rosario Licata che serve nei pressi della zona offensiva neroverde Sant'Angelo. Palla nuovamente riproposta dal in possesso dello Sciacca. Rosario Licata sulla sinistra allarga per Bellanca che può arrivare sul pallone, non riesce però a tenerlo in campo, era anche in posizione di fuorigioco il 10 dello Sciacca, dunque si ripartirà con un calcio di punizione in favore del Mazzara mentre continuano le proteste dello stesso numero 10 all'indirizzo della terna arbitrale per questo fuorigioco segnalato dal secondo assistente. Nel frattempo c'è anche la signora Giorgia Arcoleo che ha un bel da fare per far rispettare il punto di battuta di questo calcio di punizione. Polso fermo dobbiamo dire però in questa prima mezz'ora da parte del direttore di gara, dunque c'è Thomas sul punto di battuta di questo calcio di punizione che presumibilmente batterà lontano. Arriva adesso la battuta del calcio di punizione da parte di Franco Thomas a cercare i centimetri di Gomez che salta più in alto di Ciancimino e prova a servire Federico. Il contrasto con King vinto da quest'ultimo, poi l'azione dello Sciacca si perde in un nulla di fatto. Longo serve il portiere Thomas che gli ritorna il pallone. Lo stesso Longo poi prova ad avventurarsi in un dribbling un po' pericoloso. L'intervento con un braccio forse largo da parte di Ciancimino, non a giudizio del direttore di gara. Poi Saia riconquista il pallone per il Mazzara, prova a rilanciare l'azione dei gialloblu, ma il pallone è facile preda della difesa neroverde. Loddo. Ciancimino. Ciancimino supera agevolmente Gomez. Ciancimino prova a guadagnare metri, a servire King che allarga per Bellanca. Ancora Sant'Angelo per Bellanca. Il Mazzara riconquista il pallone soltanto per un attimo perché lo Sciacca lo riconquista a sua volta. E prova a riproporsi in avanti con Loddo che mette in mezzo all'indirizzo di Sant'Angelo che prova a girarsi. L'intervento in tuffo da parte di Thomas. Bella stilisticamente la rovesciata di Sant'Angelo mentre il Mazzara rischia dietro con Saia che riesce a rinviare il pallone. Dunque al 32esimo questa bella rovesciata da parte di Sant'Angelo. L'intervento altrettanto stilisticamente apprezzabile da parte di Franco Thomas che in tuffo è riuscito ad allontanare la minaccia. Intanto è rimasto a terra Gomez nella propria metà campo. L'arbitro ha dovuto fermare il gioco mentre lo Sciacca era in possesso del pallone, autorizzando anche l'ingresso in campo dello staff medico gialloblu che presta i dovuti soccorsi al gigante, al centravanti alto 2,04 m, ricordiamo, del Mazzara. Nel frattempo un po' tutti ne approfittano per dissetarsi, non fa caldo ma la temperatura è piacevole, l'ideale per una partita di calcio, mentre entrambe le squadre ne approfittano oltre che per dissetarsi anche per ricevere i consigli dei due allenatori. Si rialza senza conseguenze Gomez, soccorso dallo staff medico del Mazzara, adesso deve guadagnare chiaramente l'out il centravanti del Mazzara e attendere l'ok dell'arbitro per rientrare in campo. Pizzolato in possesso del pallone nel frattempo per lo Sciacca. Azione dello Sciacca che riparte con cinque mani. Nel frattempo Gomez si sgola per rientrare in campo. Adesso arriva l'ok da parte della signora Arcoleo. Dunque ristabilita la parità numerica mentre Mangiarracina prova a mettere in mezzo quello che in realtà è un tiro cross da parte del numero 11 del classe 2004 dello Sciacca. La palla si perde sul fondo, dunque si riprenderà con una rimessa del portiere. Un rinvio dal fondo in favore del Mazzara.
rinvio dal fondo affidato all'estremo difensore gialloblu Franco Thomas. Compagni tutti in avanti, va al rinvio lungo Thomas a cercare ancora una volta Gomez che anticipa King e serve El Amraoui. Lo stesso El Amraoui salta nuovamente King, poi Camara sull'out di destra, finisce giù Camara, non è irregolare il suo intervento a giudizio del direttore di gara, mentre Saia in chiusura decisiva sul numero 11 dello Sciacca Mangiaracina mette il pallone in fallo laterale, prova a riproporsi in avanti lo Sciacca con lo stesso Mangiaracina. In soccorso di Saia arriva anche Federico. L'ultimo tocco è del numero 9 dello Sciacca, dunque la rimessa laterale è in favore della squadra gialloblu. Tra le proteste appunto di Sant'Angelo all'indirizzo della signora Giorgia Arcoleo, Sant'Angelo non ci crede, ma ormai l'arbitro ha deciso, dunque si riprenderà con una rimessa laterale in favore del Mazzara. Intervento di testa da parte di Biondo, Mangiaracina non riesce a tenere il pallone in campo, dunque nuova rimessa laterale per il Mazzara che ha guadagnato qualche metro, arrivando quasi alla linea di centrocampo. Nuovamente Saia che adesso staziona qui sulla destra, ha cambiato gli esterni difensivi, mister Marino. Camara prova a mettere in mezzo all'indirizzo di Gomez, la palla è troppo all'indirizzo di Pizzolato, però lo stesso portiere Nero Verde che poi finisce a terra nel contrasto con Fernandez Castro protestando all'indirizzo del direttore di gara. Non c'è nulla di irregolare al giudizio della signora Giorgia Arcoleo. Pizzolato va al rinvio lungo, la palla è facile preda proprio di Fernandez Castro che poi va a contrasto con Licata, riconquista palla Cesar per il Mazzara. Lo Porto che adesso gioca sulla sinistra dopo essersi scambiato con Saia. Sciacca prova a riproporsi in avanti con l'iniziativa di Sant'Angelo che subisce fallo da parte di Pirrello. La signora Arcoleo richiama il numero 6 del Mazzara, non ci sono provvedimenti disciplinari, un solo ammonito fin qui, si tratta di Fernandez Castro del Mazzara, poi gara come dicevamo qualche minuto fa sostanzialmente corretta e senza nulla da segnalare. Calcio di punizione per lo Sciacca intanto, quando sul nostro cronometro sono 36 i minuti trascorsi. Ricordiamo il risultato, Mazzara che conduce per 1-0, mentre lo Sciacca prova a riproporsi in avanti, l'intervento di testa di Federico, poi Coco prova il destro dal limite dell'area, palla che si spegne sul fondo e si riprenderà con un rinvio del portiere Franco Thomas. Dicevamo Mazzara abile a sbloccarla nei primi minuti, poi gara che ha offerto non troppi spunti degni di nota. Mazzara ha sicuramente legittimato il vantaggio perché si è affacciato dalle parti di Pizzolato in più occasioni. Poco fa è arrivata anche la risposta dello Sciacca con la rovesciata di Sant'Angelo deviata in tuffo dal portiere Thomas che ha allontanato la minaccia. Ciancimino per Licata. Prova ad allargare sulla destra il numero 8 dello Sciacca, ancora una volta Licata in possesso del pallone. Bellanca. Manovra da dietro la squadra di mister Brucculeri con Ciancimino. Ciancimino prova a superare Gomez, supera anche la linea di metà campo il numero 6 dello Sciacca. Licata poi allarga sulla destra mentre arriva in sovrapposizione anche Loddo. Attenzione perché lo Sciacca mette il pallone in mezzo, bucano un po' tutti in area di rigore, la palla oltrepassa la linea laterale, l'ultimo tocco è di un giocatore in maglia arancione e dunque sarà rimessa laterale per lo Sciacca in zona offensiva, quasi un corner per lo Sciacca. King prova a mettere il pallone in mezzo, l'intervento di testa di Lo Porto ad anticipare Sant'Angelo, ancora Sciacca in possesso del pallone, Licata in avanti per Mangiaracina, l'intervento in anticipo da parte di Franco Thomas che poi blocca a terra il pallone e può far rifiatare la squadra canarina. Thomas va al rinvio lungo dalla propria area di rigore a cercare come al solito i centimetri di Gomez, anticipato in questa occasione da Ciancimino. Poi l'intervento di Federico, King prova a mettere giù il pallone, non ci riesce in un primo momento, ci riesce invece El Amraoui che prova a far ripartire l'azione del Mazzara. El Amraoui va via sulla destra, viene messo a terra da parte di Francesco Biondo, il numero 7. Mentre i calciatori gialloblu vorrebbero un giallo all'indirizzo proprio dell'autore del fallo di qualche istante fa, ci sono anche le proteste di mister Brucculeri dalla panchina nero-verde.
con la signora Arcoleo che deve mantenere l'ordine, è rimasto momentaneamente a terra Elan Brawi, speriamo non si tratti di nulla di grave, fortunatamente si sta rialzando il capitano del Mazzara, dunque si riprenderà con un calcio di punizione. Ci sono anche Longo e Federico sul punto di battuta di questo calcio da fermo, si rialza anche Elan Brawi, vedremo la soluzione adottata dal Mazzara quale sarà in questa occasione. Si allontana Longo, resta invece nei pressi del punto di battuta anche Federico, mentre Elan Brawi discute proprio con il compagno alla ricerca della soluzione da adottare. Due uomini in barriera per lo Sciacca, adesso si stacca King, anzi ritorna in barriera, sono sempre due gli uomini in barriera per lo Sciacca, c'è solo Elan Brawi sul punto di battuta di questo calcio di punizione. Va alla battuta Elan Brawi, mette il pallone in mezzo, salta più in alto di tutti però Pizzolato che blocca in presa alta e poi va al rinvio lungo all'indirizzo di Bellanca. Saì anticipa il numero 10, la palla viene poi bloccata da Franco Thomas. Dunque pericolo scampato in questa occasione per il Mazzara, perché con il rinvio lungo di Pizzolato lo Sciacca aveva provato ad affacciarsi pericolosamente in avanti proprio dalle parti di Thomas, che adesso va al rinvio. C'è la pressione di Fernandez Castro che anticipa addirittura due avversari ed entra in area di rigore, va al cross in mezzo Castro ma non arrivano maglie arancioni ad approfittarne, la difesa dello Sciacca prova ad allontanare, poi l'ultimo tocco di Elan Brawi sul tentativo di dribbling da parte di Biondo, pericoloso in questa occasione il Mazzara, non ha saputo approfittarne nessuno, era stato bravo Fernandez Castro a superare due avversari e entrare in area di rigore, ma adesso lo Sciacca riparte sull'out di destra, la palla viene allontanata da Loporto, Gomez sul pallone in pressing sul difensore dello Sciacca che non si intende con Giorgio Pizzolato che ha arrestato la sua uscita, poi lo stesso difensore dello Sciacca, dovrebbe trattarsi di 5 mani se non andiamo errati il numero 18 esattamente, si è rifugiato in fallo laterale, ma Mazzara vicino al bis poco fa con questa iniziativa di Fernandez Castro che in velocità aveva superato due avversari. Adesso rimessa laterale già battuta da Loporto, l'intervento irregolare da parte di Cesar che ha spinto via il numero 9 Sant'Angelo, continuano le proteste del numero 9 dello Sciacca all'indirizzo del direttore di gara, intanto Elan Brawi si becca il cartellino giallo per aver ostacolato il calcio, la battuta del calcio di punizione da parte del Mazzara, secondo ammonito della gara, secondo ammonito nelle file del Mazzara. Né Fernandez Castro né Elan Brawi erano però diffidati, dunque non ci saranno conseguenze in vista del prossimo match che ricordiamo il Mazzara giocherà domenica prossima a Caltanissetta con l'Anissa. Intanto l'iniziativa di Biondo che finisce a terra, l'arbitro ha visto un braccio largo da parte di Saì e ha concesso un calcio di punizione dal limite alla formazione neroverde, è rimasto a terra il numero 7 Francesco Biondo in questa occasione, calcio di punizione in zona pericolosa per lo Sciacca, con Bellanca sul punto di battuta, si aggiusta il pallone il 10 in maglia nero-verde, ci sono Longo, Saia e anche Elan Brawi a protestare all'indirizzo di Giorgia Arcoleo. Adesso Longo rientra in area di rigore, vedremo come si disporrà la barriera del Mazzara in questa occasione, mentre la signora Arcoleo è impegnata a far rispettare la distanza. C'è anche King al limite dell'area, pronto per una botta al volo nel caso in cui adesso c'è Saia proprio a chiudere il numero 4 dello Sciacca. Va Bellanca sul punto di battuta, direttamente verso la porta, allontana la difesa del Mazzara, poi King all'indietro per Loddo che riparte addirittura dal portiere Pizzolato, non riesce ad alzarsi il baricentro del Mazzara in questa occasione che appare schiacciato nella propria metà campo. Pizzolato rinvia lungo, c'è ancora Ciancimino in zona offensiva, palla che resta quasi in al limite dell'area, poi Fernandez Castro finisce a terra sull'intervento irregolare da parte del diretto avversario, dovrebbe trattarsi del numero 10 Bellanca se non andiamo errati, ed è anche il primo ammonito fra le fila dello Sciacca, si tratta appunto di Bellanca,
autore del fallo su Fernandes Castro, che nel frattempo stava ripartendo, stava facendo ripartire l'azione offensiva del Mazzara. Cartellino giallo all'indirizzo del numero 10 dello Sciacca, calcio di punizione in favore del Mazzara. Longo sul punto di battuta lunga da parte di Longo. Gomez stacca di testa e serve Fernandes Castro, che al limite dell'area supera un avversario, poi perde un attimo il pallone ma resta in possesso della palla perché la riconquista, allarga sulla destra per Elambravi che prova ad andarsene, mette in mezzo col destro, la palla ha però oltrepassato la linea di fondo e dunque si riprenderà con un rinvio del portiere in questa occasione. Pizzolato batte sulla destra, l'anticipo di Loporto che addirittura di petto allontana il pallone, palla che oltrepassa nuovamente la linea di fondo e sarà nuovo rinvio dal fondo per lo Sciacca. Pizzolato per Ciancimino, avanza il numero 6 dello Sciacca che poi allarga per Biondo, il servizio in avanti per Sant'Angelo che la lascia lì per Licata, perde palla lo Sciacca ma in maniera fallosa, l'intervento falloso da parte di Cesare, è già ripartita la squadra di mister Bruccoleri. King, Licata in avanti alla ricerca di Coco per King, riparte da dietro con 5 mani lo Sciacca. Loddo supera Camarà, Loddo con questa iniziativa, poi Camarà ritorna su di lui e riconquista il pallone. Lo stesso Camarà prova a cercare soluzioni offensive, allarga sulla destra per Fernandes Castro, la sovrapposizione di Saia qui sulla destra. Camarà, Longo, un po' rischioso questo retropassaggio da parte del numero 7 gialloblu con Longo che deve ripartire dai piedi di Franco Thomas, il cui rinvio lungo e facile preda di 5 mani che di petto mette a terra il pallone e ripropone l'azione offensiva dello Sciacca. Loddo supera Loporto, Loddo poi lascia lì il pallone sulla destra, ancora Bellanca, il destro di Bellanca che sibila al lato della porta difesa da Thomas quando se ne sta andando il primo minuto di recupero. Deve esserci stata una deviazione perché la terna arbitrale ha concesso un calcio d'angolo in favore della squadra nero-verde, ma grosso rischio in questa occasione per il Mazzara quando appunto se n'è andato già un minuto di recupero. Non abbiamo visto qual è stata la segnalazione da parte del direttore di gara. Palla in mezzo, bucano un po' tutti, arriva poi l'intervento di Sant'Angelo, la palla bloccata sulla linea da parte di Thomas, nuovo rischio per il Mazzara con Sant'Angelo che è andato vicino al gol del pari sugli sviluppi di questo corner, bravo Thomas a essere reattivo a bloccare sulla linea. Grosso rischio, due grossi rischi nel giro di due giri di lancette per il Mazzara che mantiene il vantaggio mentre si prosegue con la partita quando è in corso il secondo minuto di recupero. Fernandes Castro messo a terra da King, calcio di punizione per il Mazzara, l'intervento falloso del numero 4 dello Sciacca punito dall'arbitro. Si avvicinano adesso Federico e Camarà sul punto di battuta, Mangiaracina lascia lì il pallone a disposizione dei giocatori gialloblu. Camarà si aggiusta la sfera, dunque sarà presumibilmente lui ad andare alla battuta di questo calcio di punizione. Non capiamo ancora per quanto si andrà avanti quando anche il secondo minuto di recupero è volato via. Vedremo quanto si andrà ancora avanti. Camarà sul punto di battuta, palla messa in mezzo, c'è Longo anticipato però in questa occasione da Loddo. Ancora Longo a mantenere viva l'azione del Mazzara, finisce a terra Longo messo giù in maniera irregolare, ma arriva il duplice fischio della signora Arcoleo che dopo due minuti e mezzo di recupero manda le squadre negli spogliatoi. Dopo 45 minuti il Mazzara conduce per 1-0 grazie alla rete siglata al sesto da Gomez. Piccola pausa anche per noi che torneremo qui a raccontarvi il secondo tempo di questa sfida.
Riprendiamo la linea dallo stadio Nino Vaccara, dove è tutto pronto per l'inizio del secondo tempo della sfida tra Mazzara e Sciacca, che riprende proprio in questo istante. Dopo il primo tempo il Mazzara è in vantaggio per 1-0 grazie alla rete siglata al sesto minuto da Gomez, calcio d'inizio in questa ripresa battuto dallo Sciacca, che prova subito a proporsi in avanti. A breve andremo anche a leggere le formazioni che scendono in campo per questo secondo tempo. Non ci sono stati cambi da una parte e dall'altra, mentre Bellanca prova subito a mettere in mezzo per lo Sciacca. Inizio propositivo da parte dei neroverdi in questa seconda frazione di gioco, con i neroverdi che stazionano nella metà campo del Mazzara, un po' come avevano chiuso il primo tempo. Adesso cinque mani in avanti per Bellanca, che serve centralmente Sant'Angelo, la cui sponda però non trova compagni, trova soltanto Loporto, che poi allontana il pallone. Sponda di Gomez per Camara, Gomez resta giù mentre il Mazzara prova a proporsi in avanti con il lancio di Cesar all'indirizzo di Fernandez Castro, che arriva sul pallone e può puntare biondo. Fernandez Castro punta biondo, cerca di superarlo, ma si allunga troppo il pallone e così permette allo Sciacca di ripartire sulla sinistra. Lo stesso Fernandez Castro, che deve stare attento, è già ammonito, prova a rimontare sull'avversario. La palla poi è protetta in fallo laterale da Longo, qualche scaramuccia con il diretto avversario, la palla si spegne in fallo laterale. Dunque ne approfittiamo per rileggere le formazioni che scendono quest'oggi in campo. Sciacca con Pizzolato, Coco, Loddo, King, cinque mani, Ciancimino, Biondo, Licata, Sant'Angelo, Bellanca e Mangiarracina. In panchina a disposizione del mister Totò Brucculeri troviamo Billera, Libassi, Niccolis, Pecorino, Spina, Giglio, Mamone e Baldassana. Intanto fallo all'altezza del centrocampo, calcio di punizione per lo Sciacca. Il Mazzara invece risponde con Thomas, Loporto, Saia, Federico, Longo, Pirrello, Camara, Cesar, Fernandez, Castro, Elamraui e Gomez. In panchina a disposizione di mister Marino, che torna appunto sulla panchina dopo tre giornate di squalifica, ecco Dominguez, Touré, Semeraro, Amato, Cardoso, De Martino, Pace e Gancitano. Lo Sciacca prova la conclusione con il numero 11, Mangiarracina, se non abbiamo visto male. La conclusione viene rimpallata dalla difesa del Mazzara, mentre lo Sciacca prova a riproporsi sulla destra con Bellanca, che mette in mezzo, allontana in tuffo Thomas con qualche rischio. Si salva in questa occasione la difesa del Mazzara, che ha già rischiato qualcosa di troppo nelle battute finali del primo tempo. Resta in zona offensiva lo Sciacca, che manovra con la propria retroguardia, quasi tutti gli uomini in maglia nero-verde nella metà campo del Mazzara. Adesso sale anche cinque mani. Cinque mani subisce fallo da Gomez, che lo mette a terra. Intervento falloso a giudizio dell'arbitro, calcio di punizione in favore dello Sciacca. Ne approfittiamo anche per ricordare quella che è la terna arbitrale chiamata a dirigere il confronto di quest'oggi, la signora Giorgia Arcoleo di Palermo. Palermitani sono anche i due assistenti, Alessandro Cottone e Marcello Francesco Termini. Gara sostanzialmente corretta, pur trattandosi di un derby, come dicevamo nel primo tempo, il derby del pesce, tanti confronti nel corso delle stagioni sportive, non solo in eccellenza ma anche in palcoscenici più importanti come la Serie D. È un confronto sentito, c'è anche una nutrita rappresentanza di tifosi saccenzi qui allo stadio Vaccara quest'oggi. Si rialza intanto cinque mani, che era rimasto a terra dopo l'intervento irregolare di Gomez, c'è indicato sul punto di battuta del calcio di punizione. Ciancimino sventagliata in avanti a cercare l'iniziativa offensiva da parte di Mangiarracina, che prova a mettere in mezzo di testa, la palla però arriva all'indirizzo di Thomas, che blocca a terra. Mazzara, che era stato bravo nei minuti iniziali a sbloccare subito una gara che poteva essere sicuramente complicata. Entrambe le squadre a oggi hanno 22 punti in classifica e stazionano nelle zone alte appunto della graduatoria. Poi il Mazzara aveva legittimato il vantaggio costruendo qualche occasione, che però non è stata concretizzata. Nella seconda parte del primo tempo è uscito fuori lo Sciacca, che ha collezionato tre occasioni su disattenzioni della difesa del Mazzara. Intanto decisivo l'intervento di Longo a fermare l'iniziativa offensiva dei neroverdi, lascia lì il pallone per Federico poi serve per vie centrali Cesar, che la perde sulla pressione di un avversario, subendo però anche fallo. Sarà calcio di punizione in favore del Mazzara. Dicevamo anche nel primo tempo Mazzara con l'inconsueta tenuta arancione, maglia arancione, pantaloncini e calzettoni blu, mentre la classica divisa
nero-verde con maglia a strisce nero-verdi, pantaloncini e calzettoni neri per lo Sciacca. Longo alla battuta del calcio di punizione all'indirizzo di Camarà, arriva l'intervento in anticipo di Loddo che con un colpo di testa mette il pallone in fallo laterale. Lo porto in avanti per El Amraoui che ha fatto fuori due avversari con un gioco di corpo. Intanto poi lo stesso El Amraoui prova a mettere in mezzo, la palla finisce direttamente sul fondo, si spegne dunque un'occasione potenziale per il Mazzara che non ha saputo approfittare di questa chance per creare pericoli dalle parti della porta difesa da Giorgio Pizzolato che adesso è pronto per andare al rinvio. Rinvio corto all'indirizzo di Ciancimino, di Cata. Ancora Ciancimino che col sinistro allontana il pallone, Cesar non riesce ad anticipare Sant'Angelo che prova a prolungare, poi Longo con il retropassaggio all'indirizzo di Franco Thomas, può controllare la sfera all'estremo difensore giallo-blu che poi allontana all'indirizzo di El Amraoui, non riesce nel colpo di testa il capitano del Mazzara, la palla viene comunque messa giù da Federico che allarga sulla sinistra per Loporto, poi Camarà prova a lanciare lo stesso Loporto, la palla finisce direttamente in fallo laterale, già battuta la rimessa ma deve ripetersi tutto quanto secondo la signora Giorgia Arcoleo. Sciacca che ha battuto la rimessa laterale un po' troppo avanti a giudizio del direttore di gara. Loddo sul punto di battuta di questa rimessa con le mani, in avanti a cercare la sponda di Sant'Angelo. Cesar prova a riconquistare il pallone, ma ancora lo Sciacca a controllarla con Coco. Poi Loporto la riconquista per il Mazzara e prova a lanciare El Amraoui che scappa sulla sinistra, punta un avversario, lo supera, si allunga troppo il pallone, il capitano del Mazzara, Ciancimino, lo riconquista per lo Sciacca, servendo sull'out di destra Bellanca. Licata, il sinistro di Licata a lanciare in avanti Mangiarracina che può controllare il pallone, lo mette giù e punta Saia. Mangiarracina supera Saia e mette in mezzo il pallone dove c'è però solo Loporto che può spazzare via la sfera, ma ancora Sciacca propositivo in queste battute iniziali di seconda frazione di gioco. King, Ciancimino, cinque mani. L'intervento di Gomez non riesce ad anticipare cinque mani, poi finisce a terra Sant'Angelo nel contrasto con Longo, sarà calcio di punizione per lo Sciacca, il punto di battuta è abbastanza pericoloso, saranno circa 25 metri dalla porta difesa da Thomas, calcio di punizione centrale. C'è Licata che vuole il pallone, vedremo se sarà lui ad andare alla battuta di questo calcio da fermo. Inizio sprombattuto di questa seconda frazione di gioco per lo Sciacca che già aveva creato 2-3 pericoli nella parte finale del primo tempo. Anche a inizio ripresa, diciamo, la squadra di Totò Bruculeri sta sembrando più vivace rispetto ai padroni di casa. La signora Giorgia Arcoleo intanto fa rispettare la distanza della barriera, quasi sulla linea dell'area di rigore. Sono in due sul punto di battuta, il Licata che potrebbe andare col sinistro e l'altro dovrebbe essere il numero 10 Bellanca per una soluzione col destro. Parte Licata che prova il sinistro, palla che finisce di poco alta sopra la traversa, occasione in questo caso per lo Sciacca con questa punizione di Licata, il cui sinistro è finito di poco alto sopra la traversa della porta difesa da Franco Thomas. Andrà alla battuta lunga l'estremo difensore del Mazzara che studia il piazzamento dei compagni, mentre lo Sciacca protesta perché qualche secondo di troppo preso da Thomas, chiaramente non ha nessuna fretta per rimettere in gioco il pallone. Poi Camarà, a giudizio dell'arbitro, spinge Loddo commettendo fallo, calcio di punizione per lo Sciacca. Pizzolato sul punto di battuta di questo calcio di punizione. Pizzolato allarga per Ciancimino. Ciancimino prova ad avanzare e a servire in avanti Sant'Angelo, poi allarga per King con il petto, il numero 9 dello Sciacca, la palla finisce in fallo laterale, sarà rimessa con le mani proprio per la squadra nero-verde. Mangiaracina.
Mangiaracina controlla il pallone, serve Licata per vie centrali, arriva in pressing anche El Amraoui, cinque mani prima di lui, prova ad mettere in condizione di avanzare il compagno di squadra, mentre lo porto recupera il pallone, prova un dribbling di troppo, lo porto, la palla finisce oltre la linea laterale, mentre c'è già un cambio pronto per il Mazzara, siamo al 56esimo. Mazzara sostituisce il numero 9 Castro, fuori Fernandez Castro, Semeraro, dentro il numero 14 Nicola Semeraro, quindi un cambio tattico sicuramente per mister Marino, che toglie un esterno offensivo tra i più vivaci sicuramente nel primo tempo, ma lo stesso Castro era stato ammonito nel corso dei primi 45 minuti di gioco, dentro un difensore centrale, dunque vedremo come si risistemerà la squadra gialloblu, che potrebbe comunque mantenere lo stesso modulo di gioco facendo avanzare Saia sulla linea degli esterni offensivi e spostando Pirrello sulla fascia. Vedremo come si sistemerà il Mazzara. Tanto Loddo sul punto di battuta, Sant'Angelo anticipa Pirrello e prova a prolungare la traiettoria del pallone. Coco finisce a terra sull'intervento di Cesar. Calcio di punizione in favore dello Sciacca. Tra le proteste dei giocatori gialloblu sono ancora una volta Licata e Bellanca sul punto di battuta, mentre il capitano del Mazzara va a protestare all'indirizzo del direttore di gara Giorgia Arcoleo. Resta soltanto Licata sul punto di battuta di questo calcio di punizione. C'è soltanto El Amraoui in barriera per il Mazzara. 57esimo minuto qui al Nino Vaccara, Mazzara sempre in vantaggio per 1-0 sullo Sciacca, che però sta provando in questo secondo tempo a recuperare, palla messa in mezzo da Licata, l'intervento del neoentrato Semeraro ad allontanare il pallone, poi lo Sciacca resta in pressing offensivo con Mangiaracina che salta Saia, mette in mezzo col sinistro, Thomas salta più in alto dell'avversario, blocca il pallone subendo anche fallo dal calciatore in maglia nero-verde. C'era forse un gomito alto di Sant'Angelo all'indirizzo di Thomas, ecco il motivo delle proteste dei calciatori del Mazzara all'indirizzo del direttore di gara, che adesso richiama l'attenzione dello staff medico del Mazzara per prestare i soccorsi proprio all'estremo difensore argentino. Proseguono le proteste dei calciatori del Mazzara all'indirizzo della signora Giorgia Arcoleo, mentre lo staff medico presta appunto i soccorsi a Franco Thomas, che è ancora a terra dopo l'intervento di qualche istante fa. Ne approfittano le due panchine per dare qualche indicazione ai propri giocatori. Mentre prova a spiegarsi anche Coco all'indirizzo della signora Arcoleo. Coco adesso a colloquio anche con Longo, mentre si alza il tifo della curva gialloblu. Adesso sembra pronto a rialzarsi Franco Thomas senza gravi conseguenze. Fortunatamente il portiere potrà continuare la partita. Dicevamo di uno Sciacca che ha chiuso il primo tempo in zona offensiva creando 2-3 pericoli dalle parti proprio di Thomas. Anche il secondo tempo è iniziato in maniera vivace da parte della squadra nero-verde, ma per ora sta tenendo botta la difesa gialloblu, con il Mazzara che continua a condurre il risultato per 1-0. Si può riprendere a giocare, arriva il fischio dell'arbitro, si ripartirà con questo calcio di punizione affidato proprio ai piedi del portiere gialloblu Franco Thomas, che adesso va al rinvio lungo. All'indirizzo di Gomez, che non arriva a saltare sul pallone, lo fa invece Ciancimino che rilancia l'azione offensiva dello Sciacca, poi Pirrello anticipa due avversari, allarga sulla sinistra per Loporto che prova a mettere in movimento El Amraoui, El Amraoui contro cinque mani che protegge bene la traiettoria del pallone, poi arriva anche l'intervento di Pizzolato che lascia scorrere il pallone oltre la linea di fondo, sarà dunque rimessa per lo Sciacca, già battuta dallo stesso portiere nero-verde, Ciancimino all'indietro per Pizzolato. Pizzolato può allargare sulla destra per Loddo che è tutto solo e può avanzare il numero 16 dello Sciacca, che poi prova a lanciare
a sua volta Sant'Angelo, controlla Cesar, lo porto. El Amraoui mette giù il pallone, sfugge alla marcatura di un avversario, poi prova a lanciare sulla destra per Gomez che con le sue lunghe leve non riesce ad arrivare sul pallone, ci arriva prima di lui Pizzolato che mette in moto King. Arriva l'intervento di Semeraro a sradicargli il pallone dai piedi, poi Gomez per El Amraoui che per vie centrali può provarci. Il sinistro di El Amraoui, pretenzioso dalla distanza, finisce abbastanza lontano dalla porta difesa da Pizzolato. Dunque Sciacca che può usufruire di una nuova rimessa dal fondo, già abbattuta con Loddo che prova a spingersi sulla destra. L'intervento di Loporto, un buon esordio fin qui per il numero 2 del Mazzara che veramente non ha sbagliato nulla fino a questo momento, in questi 61 minuti giocati fin qui in maglia giallo-blu. Adesso Bellanca sfugge proprio a Loporto, arriva la marcatura anche di Federico che senza fronzoli spedisce il pallone in tribuna. Fallo laterale per lo Sciacca in zona offensiva, continua a spingere la squadra nero-verde alla ricerca del pareggio, mentre il Mazzara bada più a non commettere sbavature in zona difensiva. Fallo laterale già battuto, c'è Bellanca che si trascina il pallone oltre la linea di fondo, l'ultimo tocco però è di Loporto a giudizio del primo assistente dell'arbitro, dunque sarà calcio d'angolo in favore della formazione di mister Brucculeri. Indicata sul punto di battuta dalla bandierina, Picata batte questo calcio d'angolo, Ciancimino prova a rimettere in mezzo, allontana però Gomez con un colpo di testa, sarà nuovo calcio d'angolo dall'altra parte per lo Sciacca e stavolta sarà Bellanca a incaricarsi della battuta. Tutti in area i calciatori del Mazzara, soltanto Saia fuori dall'area di rigore, Bellanca mette in mezzo, arriva il colpo di testa in girata da parte del calciatore dello Sciacca, l'ultimo tocco però è di Semeraro, terzo corner consecutivo per la squadra neroverde con Licata pronto a battere questo ennesimo calcio d'angolo. Parte col sinistro Licata, mette il pallone in mezzo, traiettoria più bassa, letta però da Camara che allontana di testa. Ancora Licata che prova a rimettere in mezzo l'opposizione di Cesar. Fallo laterale per lo Sciacca che sta cercando in tutti i modi di bucare la difesa del Mazzara. Biondo difende il pallone da due maglie arancioni, poi Lambraui lo riconquista per il Mazzara, prova a rilanciarla in avanti ma c'è nei pressi della linea dell'area di rigore un calciatore in maglia nero-verde, poi lo stesso Lambraui prova a uscire difensivamente, Federico allontana il pallone che Cesar prova a tenere in campo senza però riuscirci, nuova rimessa laterale in zona offensiva per lo Sciacca, sta soffrendo il Mazzara in questi ultimi 5 minuti con lo Sciacca che staziona stabilmente nella metà campo dei canarini, Loddo dalla linea laterale, poi lo porta allontana per Gomez che prova a girarsi fra tre avversari, El Amraoui fa carambolare il pallone sui piedi di Vincenzo Coco, l'ultimo tocco però è proprio del capitano del Mazzara, sarà fallo laterale per lo Sciacca, già battuto con Bellanca che subisce la spinta regolare a giudizio dell'arbitro da parte di Federico. Bellanca resiste e mantiene il possesso del pallone, poi supera anche Loporto, arriva però Pirrello che col destro spazza via. La palla esce in fallo laterale nei pressi della panchina del Mazzara. Pizzolato, Ciancimino. Ciancimino allarga sulla sinistra per King, poi Licata. La pressione di El Amraoui, vincente che recupera il pallone per il Mazzara. Camara prova a lanciare lo stesso capitano giallo-blu, poi il contrasto con King che gli sradica via il pallone dai piedi. Può ripartire lo Sciacca, King allarga sulla destra per Loddo che controlla il pallone e prova a superare Cesar, ma arriva ancora una volta in anticipo Loporto a fermare l'azione offensiva dello Sciacca. Poi Loporto per Camara che si fa portare via il pallone. Federico lo riconquista per il Mazzara, Federico prova a proporsi a superare due avversari, si porta palla sul sinistro il numero 4 che guadagna un calcio d'angolo e smorza così un po' la pressione che negli ultimi minuti lo Sciacca sta portando nella metà campo del Mazzara. Intanto è rimasto a terra proprio Giuliano Loporto alle prese forse con i crampi, vediamo che viene soccorso proprio sulla tre quarti da Longo e da Cesar, c'è anche Semeraro
nel punto in cui lo porta è rimasto a terra. Adesso l'arbitro autorizza l'ingresso dello staff medico proprio per soccorrere il nuovo arrivato in casa Mazzara. Mazzara che, come dicevamo, sta soffrendo negli ultimi minuti. Sono tante le iniziative dello Sciacca nella metà campo gialloblu, iniziative che però raramente hanno portato a una conclusione pericolosa dalle parti di Thomas, almeno in questo secondo tempo. Forse l'occasione migliore dello Sciacca con la punizione battuta da Licata qualche minuto fa è terminata di poco alta. E l'Amraoui sul punto di battuta di questo corner mette in mezzo il capitano del Mazzara, ma la difesa dello Sciacca allontana la sfera. Nuova rimessa laterale per il Mazzara, che adesso sta provando un pochino a smorzare le iniziative, le offensive dello Sciacca. L'Amraoui lascia l'incarico della battuta di questa rimessa con le mani a Loporto. Loporto prova a mettere in area per Gomez, non si intendono i due, la palla viene recapitata direttamente a Pizzolato, che fa ripartire l'azione offensiva dello Sciacca. Sciacca che prova a proporsi sulla sinistra con la falcata di Biondo. Biondo dialoga con Mangiarracina, allarga sulla destra per Loddo, numero 16, poi prova a lanciare in velocità Bellanca, supera Loporto, dialoga ancora con Coco. Loddo sulla destra può mettere il pallone in mezzo, Longo è ben piazzato, arriva comunque Bellanca alla conclusione, svirgola completamente il pallone il numero 10, ma c'è stata una deviazione forse proprio di Longo in calcio d'angolo, e dunque ennesimo corner in favore dello Sciacca quando siamo al 66esimo minuto. Mazzara che non sta riuscendo a creare pericoli dalle parti di Pizzolato, Sciacca che invece continua a collezionare corner. Troppo lungo questo calcio d'angolo che Ciancimino prova a tenere in campo, la palla finisce direttamente in fallo laterale, può beneficiarne il Mazzara con Loporto pronto a battere questa rimessa con le mani. Rimessa laterale già battuta, non riesce nell'intervento cinque mani, Cesar non riesce però ad approfittarne, la palla viene riconquistata per il Mazzara da Semeraro che finisce a terra sull'intervento irregolare di Mangiarracina, calcio di punizione in favore dei canarini. Longo lascia l'incarico della battuta al nuovo entrato del Mazzara, Nicola Semeraro, un solo cambio operato fin qui dalle panchine, mentre dovrebbe essere pronto un altro intervento dalla panchina per il Mazzara con Mister Marino che sta dando le ultime indicazioni a... Adesso vedremo di chi si tratta. Semeraro lancia in avanti per Gomez che non riesce a metterla giù, subisce la spinta ma il fallo lo ha commesso un calciatore in maglia arancione. Resta intanto a terra proprio Semeraro, ma il calcio di punizione viene fischiato in favore dello Sciacca. Fase un po' confusa del match questa qui, si sta giocando poco dobbiamo dire, con lo Sciacca che sicuramente ha creato più pericoli dalle parti di Thomas senza comunque rendersi eccessivamente pericolosa. Palla che adesso viene recapitata proprio nella zona in cui Semeraro è rimasto a terra, mentre i giocatori in maglia nero-verde provano a chiarirsi con la signora Giorgia Arcoleo. Adesso Semeraro riesce a ristabilirsi e a rialzarsi. Il calcio di punizione è in favore del Mazzara, dunque deve esserci stato un intervento irregolare nei confronti di Semeraro che aveva provato a lanciare l'azione offensiva per il Mazzara. Va alla battuta Semeraro, sciabolata all'indirizzo di Gomez che prova a correggere la traiettoria del pallone ma spedisce la palla direttamente nei pressi della linea laterale. La tiene in campo King che però non riesce a rilanciare l'azione offensiva dei neroverdi. Fallo laterale in favore del Mazzara nei pressi della linea di metà campo. Gara che sta un po' scendendo di intensità negli ultimi minuti. Chiaramente non è nell'interesse del Mazzara alzare i ritmi, dato che il punteggio momentaneamente vede i canarini condurre per 1-0, mentre lo Sciacca aveva iniziato questo secondo tempo a spron battuto.
lo porto prova a rilanciare l'azione del Mazzara, l'intervento di cinque mani ad anticipare Cesar, poi Federico a rimettere ordine a centrocampo, Gomez la stoppa e prova a premiare Camarama, c'è King a riconquistare il pallone per lo Sciacca, lo stesso King si lancia da solo sulla sinistra, supera Saia che si lancia all'inseguimento. Sant'Angelo controlla centralmente e supera un avversario, ne supera un secondo, prova a girarsi sul destro ma l'intervento di Pirrello ad allontanare il pallone è decisivo per il Mazzara. Squadre spezzate in due con El Amraoui che prova a riproporsi per i gialloblu, insiste in un dribbling di troppo il capitano del Mazzara e lo Sciacca riconquista il pallone, prova ancora a manovrare con King. Mangiarracina, la sovrapposizione di Biondo, Mangiarracina prova a entrare in area, serve Sant'Angelo che la lascia lì per Coco, pallone ribattuto da Loporto, poi la conclusione di Licata, alta sopra la traversa difesa della porta difesa da Thomas, lo Sciacca si rende pericoloso quando si affaccia in avanti, il Mazzara sta faticando a creare occasioni. Adesso è arrivato anche un cartellino giallo, se non abbiamo visto male, proprio all'indirizzo del portiere. Dovrebbe essere Thomas il giocatore ammonito, si è preso qualche secondo di troppo per rimettere il pallone in gioco, dunque altro ammonito per il Mazzara, si tratta del dovrebbe trattarsi del portiere Franco Thomas, non abbiamo capito se il giallo era all'indirizzo dell'estremo difensore o del difensore Lorenzo Longo. Va adesso al rinvio il portiere argentino. Gomez di testa per El Amraoui che prova a controllare il pallone, poi finisce a terra ma non c'è niente, dice l'arbitro. Alza uno strano campanile Semeraro, poi Federico non riesce ad anticipare Sant'Angelo. Pirrello direttamente in tribuna mentre c'è El Amraoui che è rimasto a terra. Altra interruzione di gioco con El Amraoui che adesso viene aiutato a rimettersi in piedi da cinque mani e da Ciancimino, mentre a terra è rimasto anche un altro giocatore del Mazzara alle prese con i crampi, sembrerebbe trattarsi del numero 6 Pirrello che poco fa ha messo il pallone direttamente in fallo laterale senza badare troppo all'eleganza e allo stile. Adesso si rialza Pirrello mentre si chiariscono Sant'Angelo e Federico. Tante interruzioni nel corso di questa seconda frazione di gioco, si riprenderà con una rimessa laterale in favore dello Sciacca con Loddo pronto a rimettere in gioco il pallone con le mani. Loddo per Bellanca che prova a girare a memoria per Sant'Angelo, arriva Bellanca che entra in area di rigore, un tocco di mano forse da parte dello stesso numero 10, il sinistro poi di Coco rimpallato dalla difesa del Mazzara, poi ci prova Licata anche lui col sinistro, la palla termina abbondantemente a lato della porta difesa da Thomas, adesso sta continuando a spingere lo Sciacca, si riprenderà comunque con un rinvio dal fondo per il Mazzara, si aggiusta i calzettoni Thomas che adesso può andare al rinvio. Rinvio lungo da parte dell'estremo difensore gialloblu. Gomez riesce a tenere il pallone in campo ma non corregge la traiettoria, rilancia involontariamente l'azione offensiva dello Sciacca con Bellanca che serve in area di rigore Mangiarracina, il cui destro finisce alto sopra la traversa della porta del Mazzara. Quasi un monologo in questo secondo tempo con i neroverdi che stanno provando a sfondare, mister Marino che sta pensando a qualche cambio, a qualche soluzione dalla panchina perché il Mazzara non riesce più ad affacciarsi nella metà campo avversaria. Calcio di rinvio per il Mazzara con Thomas che rimette in gioco il pallone. Intervento di testa da parte di cinque mani che subisce fallo da parte di Gomez. Arriva anche il cartellino giallo all'indirizzo dell'attaccante del Mazzara. Quarto ammonito tra i gialloblu. Si tratta di Idelino Kolubali Gomez, colui che finora la sta decidendo. Contrasto aereo con cinque mani in cui il difensore Saccenza ha avuto la peggio ma si è rialzato fortunatamente senza conseguenze il 18 nero verde. Sciacca che può beneficiare di un calcio di punizione. Ciancimino sul punto di battuta a rilanciare l'azione offensiva della squadra ospite.
va alla battuta Ciancimino, allarga sulla sinistra per Biondo. Biondo prova a mettere in moto Mangiaracina. Ancora Biondo, all'indietro per Pizzolato. Il pressing da parte di Gomez, Pizzolato però gioca corto per 5 mani. Adesso prova a ragionare lo sciacca. 5 mani va a lungo sulla sinistra all'indirizzo di Mangiaracina, che anticipa di testa il diretto avversario. Poi il servizio di Sant'Angelo ancora per Mangiaracina. Saia finisce a terra nel contrasto con l'avversario che riconquista il pallone. Mangiaracina col sinistro in mezzo, arriva la palla a Bellanca, il sinistro poi di Licata. Palla che finisce fuori, sciacca vicino al pari, ma quanto sta soffrendo il Mazzara, mentre se n'è andata mezz'ora nel corso di questa ripresa. Il Mazzara continua a soffrire, lo sciacca continua a collezionare occasioni da gol, ma il pallone non vuole saperne di entrare. È rimasto a terra anche un giocatore del Mazzara in area di rigore. Sembrerebbe trattarsi di Lorenzo Longo, dovrebbe essere il numero 5 Lorenzo Longo, mentre è pronto un cambio dalla panchina del Mazzara, mentre ancora Brucculeri non opera sostituzioni per quel che riguarda lo sciacca. Pronto a entrare col numero 18 il classe 2001 Giovanni Pace, vedremo chi sarà a lasciargli il posto in campo, mentre mister Marino dà le ultime indicazioni al centrocampista. Probabilmente dovrebbe essere Samuel Amraoui a lasciargli il posto, perché vediamo che si toglie la fascia di capitano e va a consegnarla al vice capitano Idrissa Camara. Il Mazzara sostituisce Amraoui con il numero 10 ed entra in campo Pace con il numero 18. Dunque seconda sostituzione per mister Marino dopo Semeraro per Fernandez Castro, fuori anche il capitano Samuel Amraoui, che lascia la fascia a Idrissa Camara, dentro al posto del numero 10 Giovanni Pace col numero 18. Calcio di rinvio per il Mazzara affidato come di consueto a Franco Thomas, che va alla battuta lunga a cercare come di consueto Gomez, ma la palla arriva direttamente alla difesa dello sciacca, che la rimette in moto. Intanto rientra in campo Longo ristabilendo la parità numerica, poi Ciancimino controlla il pallone sulla pressione di Gomez. Arriva però Pace a togliere il pallone dalla disponibilità di Loddo, Pace la tiene in campo, prova a suggerire per vie centrali per Camara, che non può arrivare su questo pallone, Pizzolato arriva prima di lui e prova a far ripartire l'azione dello sciacca. King avanza sulla sinistra, King, ma gli sradica il pallone Semeraro, che poi la lascia lì per Saia. Avanza il numero 3 del Mazzara, Saia allarga sulla sinistra per Gomez, arriva la sovrapposizione di Pace, Gomez va tutto solo, poi ancora Saia che serve ancora Gomez, l'intervento in scivolata da parte di Cinque Mani. Mazzara che si riaffaccia dopo una buona mezz'ora dalle parti di Pizzolato, guadagna un calcio d'angolo. L'ingresso di Pace sembra aver portato vivacità in zona offensiva per i gialloblu, lo stesso Pace va sulla bandierina pronto a battere il calcio d'angolo, mentre sono 6 i calciatori in maglia arancione, adesso 7 con Loporto in area di rigore avversaria. Palla messa in mezzo, arriva Longo che prova il destro, non arriva sul pallone ma lo tiene in campo, rimette in gioco però con lo sciacca che riparte un 3 contro 2, attenzione perché è lanciato a rete Bellanca, decisivo Saia che toglie il pallone dalla disponibilità del numero 10 neroverde, sciacca che era lanciato praticamente a rete, un 3 contro 2, ha avuto la meglio la difesa del Mazzara che comunque continua a soffrire. Mangiaracina, Biondo, ancora King, Mangiaracina prova a puntare il diretto avversario, arriva Federico, la lascia lì per Biondo che prova il destro deviato da un calciatore del Mazzara, palla che finisce oltre la linea laterale, sarà rimessa con le mani per lo sciacca in zona offensiva. Incarico della rimessa con le mani lasciato al numero 16 Loddo, che serve nelle vicinanze Bellanca, col destro mette in mezzo, l'intervento di Loporto ad allontanare, poi Pace senza badare anche lui all'eleganza allontana il pallone. 5 mani per Ciancimino, King
King prova a mettere in moto Biondo, anticipato da Cesar, sarà fallo laterale per i neroverdi. King per Ciancimino, la sciabolata di Ciancimino con il sinistro a cercare Sant'Angelo, arriva però la chiusura da parte di Loporto che allontana di testa, poi lo stesso Bellanca con la maglia numero 10 nero verde prova a proporsi in avanti, l'intervento di Pace falloso su Loddo che resta a terra, arriva l'arbitro a comandare un calcio di punizione per lo Sciacca e dunque squadra di mister Brucculeri che continua a spingere in avanti alla ricerca del pari, mentre la signora Giorgia Arcoleo fa rispettare la distanza per la barriera. Ci sono anche tre soluzioni fuori dall'area per lo Sciacca, mentre sono sei i calciatori neroverdi in area di rigore. Pronto alla battuta col sinistro dovrebbe essere il numero 8 Rosario Licata, che studia il piazzamento dei compagni, mette in mezzo, anzi prova direttamente la conclusione verso la porta difesa da Franco Thomas. La palla finisce direttamente sul fondo e si riprenderà con un calcio di rinvio in favore del Mazzara. Adesso manca il pallone per riprendere il gioco, pallone che arriva adesso nella zona di Thomas, anzi ci sono due palloni nella zona di Thomas, che adesso può riprendere con il calcio di rinvio. Intanto ci sono... c'è una sostituzione per lo Sciacca. Lo Sciacca sostituisce. Prima sostituzione per mister Brucculeri. 16. Fuori il numero 16. Lotto. Con il numero 13 Spina. Entra il numero 13 Spina, classe 2003, uno dei nuovi arrivi in casa Sciacca. Non cambia niente, non dovrebbe cambiare niente sullo scacchiere tattico di mister Brucculeri. Prima sostituzione dello Sciacca che arriva al minuto numero 82, quando il punteggio dice ancora 1-0 per il Mazzara, ma tanta sofferenza per i gialloblu nel corso di questo secondo tempo. Adesso Pace mette giù il pallone, palla per Loporto che la tiene in campo e poi serve involontariamente Licata che prova a rilanciare l'azione dello Sciacca. Pirrello non si fida della presenza di Sant'Angelo alle sue spalle, si rifugia in fallo laterale. Bellanca, arriva la chiusura di Loporto, sarà ancora fallo laterale per lo Sciacca in zona offensiva. Bellanca per Licata, Licata prova a puntare Saia, poi serve ancora una volta il numero 10 Bellanca, alla meglio Pace però che riconquista il pallone per il Mazzara, ma serve involontariamente Cinque Mani che col destro mette in mezzo, l'intervento in presa alta da parte di Thomas che agguanta la sfera e toglie un grosso grattacapo alla retroguardia gialloblu. Guadagna qualche secondo il portiere del Mazzara, Franco Thomas, che mette giù il pallone e poi va al rinvio lungo all'indirizzo di Gomez, che di testa serve Camarà. Camarà la mette giù, poi prova a superare Mangiaracina. Arriva il servizio per Gomez, ma sul pallone ci arriva prima Biondo, che poi lancia in avanti Sant'Angelo. Finisce a terra il numero 9 dello Sciacca nel contrasto con Semeraro. L'arbitro concede un calcio di punizione in favore dello Sciacca. Continua la sofferenza del Mazzara che per tutto il secondo tempo raramente si è affacciato nella metà campo avversaria, mentre lo Sciacca è tutto riversato in avanti alla ricerca del gol del pareggio. Licata col sinistro, allontana il pallone Camarà che prova a far ripartire l'azione del Mazzara. Lo stop di King non è perfetto, adesso il Mazzara può ripartire in contropiede, 4 contro 2. Saia prova a puntare King, Saia supera King, mette in condizione Cesar di calciare e il Mazzara trova il raddoppio al 75° minuto. Il Mazzara raddoppia con Cesar. Il calcio è strano. Sciacca che per 40 minuti si è riversato in avanti alla ricerca del gol del pari, è passato un contropiede ad Mazzara per raddoppiare con una ripartenza fulminante orchestrata da Caia e Cesar con il piattone destro ha messo il pallone in rete. Sesto gol stagionale per il campionato.
cambia ancora il parziale al Nino Vaccara quando siamo all'85 minuto, raddoppio del Mazzara con questa ripartenza fulminante con Saia che ha servito a Cesar, un pallone che doveva essere soltanto spinto in rete. Intanto un fallo di Bellanca che, attenzione, era già ammonito se non andiamo errati, doppio giallo per il numero 10 dello Sciacca, che resta dunque in inferiorità numerica per questi ultimi 5 minuti più un recupero. Arriva anche un rosso nei confronti di un componente della panchina nero-verde. Dunque nervi tesi in queste battute finali con lo Sciacca che, dobbiamo essere onesti, per 40 minuti ha attaccato alla ricerca del gol del pari. Al Mazzara è bastata una ripartenza per andare a segno e raddoppiare e mettere così il risultato un po' più al sicuro. Adesso lo Sciacca resta in inferiorità numerica per l'espulsione di Bellanca, dunque si complicano i piani per mister Brucculeri. Fallo tattico quello di Bellanca su Pace che stava provando a ripartire. L'arbitro non ha potuto far altro che estrarre il secondo giallo e di conseguenza il rosso, che per queste battute finali di questo match lascerà lo Sciacca in inferiorità numerica. Batte Pirrello all'indirizzo di Longo. La pressione di Sant'Angelo. Longo allarga sulla destra per Semeraro. Federico. Camara. Adesso può gestire anche la superiorità numerica il Mazzara con Longo che torna indietro da Thomas. Il rinvio di Thomas direttamente sui piedi di Coco. Attenzione perché c'è Licata al limite dell'area di rigore. Arriva Longo a spazzare via il pallone che finisce direttamente sul fiume. Sarà fallo laterale per lo Sciacca. Mancano 2 minuti e mezzo al 90esimo. Vedremo anche quale sarà l'entità del recupero concesso dalla signora Giorgia Arcoleo. Ciancimino, Biondo. Contrasto con Camara. Biondo se ne va in velocità. Poi arriva però l'intervento di Cesar che gli sradica via il pallone. La palla aveva però oltrepassato la linea laterale, dunque sarà rimessa con le mani per il Mazzara, mentre c'è un giallo proprio per Biondo, dovrebbe essere lo stesso numero 7 dello Sciacca, se non andiamo errati, a essersi beccato il provvedimento disciplinare dell'arbitro. Esattamente, ammonito Francesco Biondo per qualche parola di troppo, probabilmente qualche protesta di troppo. C'è Semeraro sulla battuta di questo, ha rimessa con le mani. Semeraro in avanti a cercare Gomez, arriva prima di lui King, poi Pirrello controlla il pallone, torna indietro da Thomas che va al rinvio lungo proprio a cercare lo stesso Gomez. Ciancimino salta più in alto di lui ma serve involontariamente Pace che controlla e si gira elegantemente nel cerchio di centrocampo. Poi Federico per Camara che la lascia lì per Semeraro, palla in avanti per Cesar, in posizione irregolare il numero 8 del Mazzara. Calcio di punizione in favore dei neroverdi. Ciancimino sulla sinistra per Biondo. Mangiaracina prova a proporsi, poi finisce a terra nel contrasto con Camara. Regolare il contrasto giudicato dall'arbitro. Intanto lancia in avanti all'indirizzo del nuovo entrato Spina che supera Thomas, va alla battuta, il pallone esce ma era tutto fermo per posizione irregolare del stesso numero 13 dello Sciacca che si era mangiato incredibilmente un gol a porta vuota. Sarebbe stato tutto vano. Intanto seconda sostituzione per lo Sciacca, dentro il numero 14 Andrea Giglio, fuori il capitano Vincenzo Coco. Lo Sciacca sostituisce Coco, numero 17, con il numero 14 Giglio. Mancano poco meno di 30 secondi al 90esimo, arbitro che adesso sta concedendo forse il recupero. Sono 5 i minuti concessi dal direttore di gara, dunque si andrà avanti fino al 95esimo mentre il Mazzara prova a riaffacciarsi in avanti. La chiusura del nuovo entrato Spina proprio all'indirizzo di Pizzolato che fa ripartire l'azione dello Sciacca. Biondo avanza sulla sinistra il numero 7 nero verde, poi Semeraro ci mette una pezza e allontana il pallone. Gomez non riesce a controllare la sfera che finisce sui piedi di King. Spina
ti propone anche cinque mani. Spina preferisce fare tutto da solo, arriva però la chiusura di Loporto, esordio coi fiocchi per il numero 2 del Mazzara, che oggi non ha sbagliato praticamente nulla. Fallo di Gomez su King, calcio di punizione per lo Sciacca, mentre è pronto anche un altro cambio per il Mazzara. Vedremo se la panchina giallo-blu lo opererà dopo il calcio di punizione, invece lo opera subito mister Marino. Dentro il numero 16. Mazzara sostituisce il numero 7 Camara con il numero 16 Cardoso. Dunque dentro il numero 16 Cardoso, quando siamo al 92esimo, al 91esimo minuto, scusate, fuori col numero 7 Idrissa Camara, che adesso abbandona il campo nei pressi della curva dello stadio Nino Vaccara. Tra gli applausi dei tifosi gialloblu può entrare il calciatore portoghese, che andrà a rinforzare la linea mediana del Mazzara per queste battute finali di partita. Tre uomini in barriera per il Mazzara. Sul punto di battuta di questo calcio di punizione c'è Rosario Licata, pronto col suo sinistro, mentre arrivano gli applausi della tribuna del Nino Vaccara proprio per Camara, che nel frattempo ha abbandonato il terreno di gioco. Parte Licata, che conclude direttamente verso la porta, presa sicura da parte di Franco Thomas, che blocca a terra e dunque salva anche in questa occasione il Mazzara. Il tiro comunque di Licata era poco pretenzioso, era preciso ma poco potente. Va al rinvio lungo Franco Thomas a cercare la velocità di Saia, prima di lui arriva però il difensore nero-verde, poi Pace prova a superare Spina, ci riesce, finisce a terra Pace nel contrasto con l'avversario, contrasto regolare a giudizio della terna arbitrale, e lo Sciacca riparte in avanti con Spina per Ciancimino. Allarga sulla sinistra per King, che non arriva sul pallone. Cesar ripropone l'azione offensiva per il Mazzara, si impegna Saia in velocità, arriva la chiusura di cinque mani, che si disinteressa del pallone e punta direttamente il calciatore avversario, tutto regolare a giudizio dell'arbitro. Sciacca che riparte con questo lancio in avanti, Semeraro più in alto dell'avversario, Federico mette giù il pallone, poi Cesar non arriva sulla sfera e Biondo si ripropone in avanti per i neroverdi. Mangiaracina entra in area il numero 11 dello Sciacca, la palla rimpalla su di lui, ma l'arbitro ha visto un ultimo tocco da parte dei gialloblu, dunque sarà calcio d'angolo in favore dello Sciacca. Ricordiamo Sciacca in 10 dall'86esimo minuto per l'espulsione di Bellanca. Pronto il quarto cambio per il Mazzara quando siamo al 94esimo minuto. Dunque al 94esimo dentro col numero 19 Flavio Gancitano, a uscire dal campo dovrebbe essere il numero 11 Gomez, che al sesto minuto ha sbloccato la gara del Nino Vaccara. Ricordiamo Mazzara avanti al sesto minuto proprio con Gomez, il raddoppio è arrivato all'85esimo dopo un secondo tempo di sofferenza per il Mazzara. Il Mazzara sostituisce il numero 11 Gomez con il numero 19 Gancitano. Dunque piccoli scampoli di partita anche per il giovane Flavio Gancitano, classe 2003, un altro under nella mischia per mister Marino, mentre lo Sciacca ci prova da calcio d'angolo. Si attende l'ok dell'arbitro per ripartire, mentre palla messa in mezzo dalla bandierina, il colpo di testa di Licata, poi la palla resta lì, arriva il colpo di testa di Sant'Angelo, salta più in alto del portiere Franco Thomas, la palla finisce alta sopra la traversa della porta del Mazzara, sarà nuovamente calcio d'angolo, secondo l'indicazione della signora Giorgia Arcoleo. Effettivamente è così, l'ultimo tocco dovrebbe essere stato proprio di Franco Thomas. Mancano 10 secondi al termine dei 5 di recupero. Vedremo se si andrà ancora avanti per via delle due sostituzioni operate da mister Marino nel corso dell'extra time. Altro calcio d'angolo per lo Sciacca. Palla messa in mezzo, stavolta Thomas salta più in alto di tutti e toglie qualunque grattacapo per il Mazzara.
95esimo già andato via, da una quindicina di secondi si va ancora avanti con la signora Arcoleo che non va al triplice fischio, mentre Saia arriva su questo pallone lungo, 5 mani, mette il pallone direttamente in out. Adesso la signora Giorgia Arcoleo guarda il cronometro, mentre tutti dicono è finita, effettivamente il recupero se n'è andato. Si andrà comunque alla battuta di questo calcio d'angolo, guadagnato da Saia con l'intervento di 5 mani che ha messo il pallone oltre la linea di fondo. Batte corto il Mazzara, Longo protegge il pallone nei pressi della bandierina, la signora Arcoleo guarda il cronometro, fischietto in bocca e triplice fischio della signora Arcoleo. Dopo 96 minuti di gioco il Mazzara si impone per 2-0 nel derby del Pesce contro lo Sciacca, gol realizzati nel primo tempo al sesto minuto da Gomez, il raddoppio nel secondo tempo dopo una ripresa di sofferenza per i gialloblu ad opera di Cesar. Dunque Mazzara che sale con questa vittoria a quota 25 punti e continua la sua corsa nei piani alti della classifica. Dallo stadio di Novaccara, da Luca Di Noto è tutto, appuntamento alle prossime gare interne dei gialloblu.